Quando? Tu cominci un po'. Allora, visto che abbiamo metabolizzato e imparato la lezione del femminismo postcoloniale, partirò parlando di quello che ha colpito me, cioè parlerò di quello che dei tre testi ha più, diciamo, attirato la mia attenzione, quello che mi ha parlato direttamente. Volevo partire appunto da questo testo che è The Promise of Happiness di Sarah Mead, in cui appunto si analizza la natura, diciamo così, normativa del concetto di felicità, la sua distribuzione dentro la società e la temporalità teleologica che, diciamo, instaura. Quindi da una parte uno spazio restituito completamente liscio, senza le stratificazioni con cui abbiamo imparato a pensare il soggetto non unitario del postfemminismo, dall'altra parte però stigmatizza tutti quei soggetti che sono esclusi dalla partecipazione alla felicità, appunto, come quasi una divinità borghese a cui si sacrifica sia la propria voce che la propria singolarità per partecipare in un percorso, appunto, che a partire dai desideri restituisce un soggetto appunto unitario. In questo senso l'immagine della di quest'artista che aveva esposto delle foto di famiglia rovesciate ci restituisce visivamente l'approccio, diciamo così, che il postcolonialismo, cioè con cui il postcolonialismo ci ha insegnato a guardare ai soggetti, ovvero non esiste un'immediatezza nel cogliere l'essenza di quelli con cui ci relazioniamo, ma esiste una disponibilità, uno spazio in cui mettere in comune esperienze e ci si può parlare, ci si può conoscere e si può mettere in comune anche l'aspetto più politico, diciamo così, delle rivendicazioni, solamente in questa riappropriazione della propria situazione nel mondo. Quindi si sta davanti, ci si tocca, ci si guarda e questo è l'unico modo per entrare in relazione con i soggetti. Quindi in questa mia introduzione frammentaria volevo appunto dire che questa ridefinizione della felicità come un concetto appunto performativo, normativo, ha gettato luce a me che vivo in questa parte del mondo nel 2012, illuminando certe questioni che in questo momento non avevo considerato. Quindi ringrazio per avermi fatto conoscere questi testi e adesso ascoltiamo la relazione. Grazie. Allora io vi ringrazio per avermi invitato e vi ringrazio per essermi letti i testi che avevo segnato, almeno qualcuno ha fatto. E il seminario, forse non lo sapevate, era stato concepito come un seminario a due voci, quindi doveva essere comunque un Italio che purtroppo non poteva essere qui, e quindi abbiamo deciso che, diciamo, io farò le due voci, per cui nella ripartizione originaria io mi sarei dovuto occupare di Sarah Mead, di questo testo sulla promessa della felicità, perché sono cose che mi divertono, che mi toccano molto vero, e lei invece, che si occupa seriamente molto a lungo di Spivak, traducendo tra l'altro la critica della ragione postcoloniale, avrebbe dovuto occuparsi di quella parte. A questo punto farò tutto io, vediamo fino a quanto tempo anche farlo. Parecchio, anzi troppo, non è il solito. E prima di entrare nel merito dei testi che avevo segnalato, che sono quattro, vi volevo dare così delle coordinate, ma proprio molto rapidamente, diciamo così, per restituirvi una panoramica, ripeto, molto generica di che cos'è il femminismo postcoloniale. Ora, un testo di
facile consultazione, che poi è una bibliografia critica e ragionata e che si trova online, se volete faccio girare questo link, è mi trovo appunto Il femminismo postcoloniale, una bibliografia, è scritto da Stefania De Petris, pubblicato su Storicamente nel 2007. È veramente appunto una bibliografia, però chiacchierata, commentata, per cui non un listone di libri, ma una lista di libri descritta, articolata, spiegata e appunto così articolata secondo dei temi che sono poi i temi fondamentali del femminismo postcoloniale. E questo testo di Stefania De Petris ha secondo me il merito appunto non solo di isolare i temi, ma anche di sottolineare l'originalità del femminismo postcoloniale da un lato e di mettere in luce i limiti. Una ricostruzione storica deve partire per forza, diciamo, dagli anni 80, perché questo è il periodo in cui una serie di testi fondamentali per la tradizione del femminismo postcoloniale, ma diciamo anche più in generale del femminismo non bianco, entrano sparati e con una certa violenza e veemenza nel panorama del dibattito femminista invece occidentale. E quindi diciamo che il femminismo postcoloniale nasce contro, nasce in maniera reattiva. È un dato importante perché appunto nasce sulla scena di un femminismo preesistente, che è la tradizione ampia, molteplice, variegata del femminismo occidentale, ma nasce, diciamo, lanciando pietre contro questo contesto. O meglio, nasce alzando la voce, insomma, con la consapevolezza della necessità di far sentire la propria voce in un contesto che invece le voci altre non era in grado di ascoltarle e prenderle in considerazione. Nella preistoria, però, del femminismo propriamente detto postcoloniale, troviamo appunto testi di autrici come Bell Hooks, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, che forse conoscete almeno di nome, femministe statunitensi, nere e cicane, che appunto raggiungono in questa fase di dibattito, parliamo di uomini degli anni 80, una maggiore radicalità nel confronto con gli esponenti del movimento femminista bianco, per capirci. E la radicalizzazione consiste in che cosa? Nel sottolineare come, questo da un punto di vista intellettuale, ma anche da un punto di vista delle pratiche di lotta, come, diciamo così, la dominazione e l'oppressione razziale e di classe non può essere svincolata, non può essere diciamo, si può fare astrazione da questi elementi, la dominazione razziale e di classe, quando si critica, si contesta o si pensa la dominazione e l'oppressione di genere. E in questo senso le femministe non bianche, le femministe nere e cicane ripercorrono anche storicamente le pecche, diciamo così, del femminismo bianco che si era mostrato negli anni incapace di sostenere con forza, ad esempio, le lotte abolizioniste contro la schiavitù portate avanti dalle femministe nere statunitensi, di non essere state quindi capaci appunto di ascoltare, di cogliere le istanze politiche fondamentali portate avanti da voci, diciamo così, fuori dal coro. Queste autrici però che ho nominato, volevo semplicemente ricordarvi un testo che poi è diventato importante, citato e stracitato, di Audre Lorde, poetessa lesbica afroamericana, nota forse per un saggio sull'uso dell'erotico, non so se di erotica si parla, con questo è il testo che prima ricordavo, che era anche ricordata per un'altra frase topica, che in italiano la traduzione ufficiale non so quale sia, ma è l'idea che gli strumenti del padrone non riusciranno mai a smantellare la casa del padrone, per dire che non possiamo distruggere la casa del padrone usando le stesse armi del padrone, abbiamo bisogno di inventare e di utilizzare altre armi. Questa sorta di aforisma è il titolo di un testo che Audre Lorde ha presentato a una conferenza del 1979 alla New York University Institute, una conferenza, diciamo, di femministe in cui a quanto pare c'erano 3 o 4 donne nere, rispetto a una composizione invece numerica più di donne bianche molto più consistente, e Audre Lorde prende la parola in maniera frontale, accusa la violenza accademica delle organizzatrici che non avevano coinvolto il numero sufficiente, ma non perché Audre Lorde difenda la politica delle quote rosa, diciamo così. Cioè, il punto è dire voi chi rappresentate,
voi donne bianche, di cosa siete rappresentanti all'interno di questo contesto, in questa fase storica, dove le donne nere hanno preso, le donne cittadine hanno preso consistenza e sono cresciute. Ecco, allora la contestazione di Lorgo sulla questione della rappresentanza, diciamo così, vuole semplicemente far notare la contraddizione, il paradosso di una scarsa presenza di esponenti del femminismo non bianco all'interno di un contesto accademico femminista che ancora una volta si mostra sordo e cieco alle istanze delle altre donne. E interviene appunto utilizzando la frase che vi dicevo, cioè dicendo che non è possibile utilizzare gli strumenti del patriarcato razzista per provare a distruggere, smantellare un sistema di oppressione patriarcale. Ora, Lorde non sta accusando le femministe bianche di essere, diciamo, paragonabili al patriarcato razzista, perché ovviamente di patriarcato non si tratta, però sottolinea come, diciamo, le oppressioni possono essere perpetrate anche da parti cosiddette lese o oppresse. Quindi le donne bianche oppresse nel sistema patriarcale possono a loro volta però perpetrare delle forme di oppressione ai danni di altre donne. Il testo di Lord, così come In Time of Woman, un testo di Bell Hooks, quindi i testi, diciamo, delle femministe nere e cicane, come dicevo, non possono essere considerati propriamente testi della tradizione del femminismo postcoloniale, perché appunto, diciamo, la dimensione coloniale è metaforica ma non reale, cioè parliamo di donne statunitensi di provenienza etnica non bianca. Però appunto, se entriamo invece nella storia ufficiale del femminismo postcoloniale, i testi di pietre miliari, i testi fondativi, sono due, e sono ovviamente Candace Patton Speak di Gayatri Spivak, un testo che esce nella versione più breve nel 1985 e poi una versione più lunga nel 1988, quella canonica è sempre citata, e poi Chandra Mohanty che nel 1984 pubblica quest'altro saggio, Under Western Eyes, quindi sotto gli occhi occidentali, Feminist Scholarship and Colonial Discourses. Entrambi i saggi ovviamente combinano, diciamo, teoria postcoloniale da un lato e teoria femminista, e segnano, come dicevo, proprio l'inizio del percorso canonico del femminismo postcoloniale. Ora, di Spivak parlerò più avanti, perché poi tra l'altro avete letto le introduzioni di Spivak a Machiavelli. Cioè, invece due parole su Mohanty. Mohanty è una sociologa indiana, una teorica femminista molto nota, e appunto il testo che vi dicevo, Under Western Eyes, è forse, insomma, il suo testo più noto. Comunque è stato un testo con un valore anche lì dirompente, perché ripeto, bisogna pensare che i testi di queste femministe postcoloniali sono state proprio delle bombe lanciate nel mezzo di dibattiti preesistenti, in cui hanno creato in qualche modo un'interruzione, cioè hanno costretto le protagoniste di questi dibattiti preesistenti a porsi una domanda. Poi le strade che sono state prese, e quindi come cosa si è fatto di queste domande che sono sorte a partire dalle pietre scagliate dalle femministe postcoloniali, questo è un altro discorso, ne possiamo parlare anche durante la discussione, perché appunto quando parlo di questi libri parlo dei libri degli anni Ottanta. Diciamo che i problemi di dialogo fra il femminismo occidentale e gli altri femminismi non sono problemi risolti. Però bisogna veramente pensare all'impatto dirompente che questi testi hanno avuto. E dicevo, Mohanty sviluppa una critica del progetto politico del femminismo occidentale, in particolare per quanto riguarda la categoria della donna del terzo mondo, la donna media del terzo mondo, cioè come se esistesse una sorta di categoria presupposta che cattura l'essenza di tutte le donne del terzo mondo sulla base di una premessa di omogeneità, come se appunto fossero tutte ugualmente povere, tutte ugualmente oppresse, tutte ugualmente sfigate. Mohanty ritiene che il femminismo occidentale quindi abbia trascurato le differenze tra le donne del sud del mondo, rappresentandole come un prodotto uniforme, al contrario invece le esperienze di oppressione meriterebbero di essere colte nella loro specificità geografica, quindi spaziale, storica, sociale e quant'altro. Qual è il valore di una critica di questo tipo? Diciamo, perché insistevo prima sull'elemento di rompente? Perché questo tipo di proposizioni, questo tipo di affermazioni incrinano il mito della sorellanza universale, che era un mito, anche un bel mito, diciamo, di cui il femminismo universalista si è nutrito. Cioè il fatto che si sia tutte donne e quindi tutte sorelle. E
il presupposto, diciamo così, la fallacia naturalistica è quella di presupporre un'essenza femminile che in qualche modo possa poi valere come punto di partenza per articolare una progettualità politica che invece non può partire dall'essenza, posto che le essenze esistano e anche lì avremo i dubbi. Quindi il punto è, se dobbiamo pensare a una sorellanza universale, se dobbiamo costruire ponti, costruire alleanze, dobbiamo farlo a partire innanzitutto dal misconoscimento, dal disconoscimento di un universalismo dato come presupposto perché non esiste, perché non siamo tutte sorelle, non siamo tutte uguali. Quindi l'universalismo, l'universalità o l'universalizzabilità può essere un termine a cui ambire, una meta, una destinazione verso cui far convergere gli sforzi, ma non può sicuramente essere il dato di partenza. In questo senso, dicevo, la rottura prodotta dai testi di Moanti e dai testi di Spivak. Uno degli aspetti principali, quindi dei meriti principali del femminismo postcoloniale, quindi, è proprio quello di denunciare la complicità del femminismo occidentale mainstream, perché poi di nuovo diciamo, spesso usiamo la parola femminismi al plurale per parlare degli altri femminismi, ma anche il femminismo occidentale non è un unico compatto blocco monolitico. E quindi quando parliamo del femminismo occidentale cattivo, tra virgolette, insomma, quello che viene più criticato, poi cattivo, è una parola adatta, parliamo del femminismo occidentale mainstream che si attesta su posizioni, diciamo così, anche liberali, di contestazione limitata dello status quo. Di questo tipo di femminismo, il femminismo postcoloniale denuncia la complicità la complicità, diciamo, con l'impresa coloniale, ovvero si rimprovera al femminismo occidentale il fatto di non essersi radicalmente opposto all'interno dei contesti coloniali e anche nella fase di transizione postcoloniale alle dinamiche coloniali, finendo in qualche modo per legittimare. Ovviamente trattandosi nel caso di Spivak e di Moanti di donne di origine indiana, la matrice coloniale di riferimento è quella del colonialismo britannico in India, ma lo stesso discorso penso che possa essere applicato a qualunque altro contesto coloniale, in cui ovviamente le spaccature tra donne e tra i movimenti femminili dal lato dei colonizzatori e colonizzatrici e dal lato dei colonizzati e delle colonizzate, le spaccature sono state prodotte proprio da quel dispositivo di oppressione, che è l'instaurazione della macchina coloniale che obbliga in qualche modo, obbligava e obbliga tuttora a schierarsi, producendo delle strane linee di tensione. Ad esempio, in molti paesi colonizzati, le esponenti dei movimenti femministi sono state accusate di essere traditrici della patria e di essere appunto filo occidentali e filo coloniali semplicemente per essere state più prossime e più vicine a quei valori di emancipazionismo che venivano propagandati dalle femministe occidentali. Al tempo stesso, le femministe occidentali non sono state spesso così risolute da schierarsi apertamente contro il colonialismo in difesa delle sorelle colonizzate e oppresse. Ecco, e tutti questi incastri, quindi diciamo, ci fanno visualizzare un'altra bomba, se vogliamo, cioè la macchina coloniale appunto frantuma la possibilità di mantenere dei rapporti di solidarietà, di alleanza, o meglio, rende più difficile, cioè per crearli a quel punto c'è bisogno veramente di voler, diciamo, trasformare le cose, perché il dispositivo coloniale crea delle linee divisorie che inevitabilmente, diciamo, trasformano delle rotture in abissi incolmabili. Ora, se dicevo che un merito, forse il merito maggiore di questa critica assolutamente legittima che il femminismo postcoloniale rivolge al femminismo occidentale mainstream, cioè di sotterrare anche nelle forme meno evidenti la complicità con la dominazione coloniale, un limite del femminismo postcoloniale, questo lo dice anche ripetersi in questa bibliografia ragionata, è proprio quello di essere tutto sommato un fenomeno accademico. Qui ne potremmo parlare per ore nella discussione, nel senso che io stessa poi sono anche molto, come dire, così, ho le mie perplessità rispetto alla istituzionalizzazione sempre più accademica di questi percorsi di studi.
che il fenomeno postcoloniale come tale, diciamo, sia un fenomeno prettamente accademico e teorico è direi un dato di fatto, insomma, nel senso che non conosciamo in Egitto le femministe postcoloniali, o se andiamo in via non incontriamo le femministe postcoloniali, incontriamo le femministe organizzate in gruppi, associazioni, all'interno di partiti, movimenti, ma il femminismo postcoloniale con questa etichetta, un'etichetta che comprende esponenti del panorama accademico a vari livelli, quindi diciamo dalle Ferrucci, dai Vertici, della Columbia, Spiva, fino a povere, però partecipiamo tutti di questa grande macchina, diciamo, di produzione di sapere che ha i suoi, ma forse diciamo su questo ci torniamo dopo sull'esame di coscienza, su cosa significa fare studi postcoloniali nell'accademia oggi. Ora, dopo questa vaghissima introduzione cronologica, vorrei lasciare da parte la cronologia e allora provare a muovermi sui temi, che sono poi un po' quelli che si possono isolare a partire dai testi che avete letto. E allora, quali sono questi testi? Quali sono? Sono The Promise of Happiness, di cui hai parlato tu nell'introduzione, però diciamo la felicità ce la teniamo per ultima, anche se poi non è esattamente un elogio della felicità, però appunto è una critica dell'aspetto normativo del diktat ad essere felici. Invece comincerei con il testo di Balcour, che voi avete letto in inglese, ma non esiste anche una traduzione in italiano, come avete detto. Una ragazza ieri, che l'ha trovato. Va bene. E in inglese è Speaking Position in Global Politics. Quindi partiamo da qui, poi attraversiamo il racconto di Devi e Spivak e poi approdiamo a Ahmed. Allora, sono testi molto diversi, infatti io e Angela avevamo, così, ci eravamo chiesti l'opportunità di combinare questa accozzaglia, però accozzaglia poi non è, anzi forse rende conto anche un po' della pluralità delle forme di scrittura e di espressione, perché il saggio di Cuba è un breve testo, perché non ha letto, una sorta di pamphlet politico che discute della questione dei corpi e dei posizionamenti. Il testo di Machuela Devi è un racconto, quindi un testo letterario. Il testo di Spivak è un'introduzione a un racconto che Spivak stessa ha tradotto, e quindi diciamo, c'è una riflessione sulla testualità, che è un altro argomento importante direi, nel panorama femminista in generale, ma in particolare anche nel femminismo postcoloniale, in cui riflessioni, meta-riflessioni sulla testualità e sulla traduzione sono all'ordine del giorno. In particolare Spivak se ne è occupata a lungo, ha anche scritto un bel saggio, il Politics of Translation, proprio su che cos'è tradurre, e teorizzando contro l'idea che la traduzione sia la resa trasparente da una lingua all'altra, quindi sia un transitare trasparente tra due mondi, teorizzando invece l'importanza di quel residuo di opacità che resta nel passaggio tra le due lingue e che è anche significativo e sintomatico del fatto che non si può mai totalizzare completamente l'alterità. Insomma, nel tentativo di tradurre l'alterità c'è sempre qualcosa che resta imbrigliato, che non è immediatamente rendibile in forma trasparente. E spiega che dice, la traduzione come l'etica è un'esperienza del singolare, un'esperienza della singolarità in cui si tratta di sacrificare sé per lasciare spazio ad altri, quindi si tratta di far essere l'altro, la traduzione è un po' questo, per dire appunto che non era una consaglia di testi come abbiamo proposto, ma erano testi che a vari livelli significavano dei percorsi importanti di studio che sono presenti all'interno del panorama postcoloniale. Il testo di Ahmed invece è una bella monografia di 320 pagine, con contenuti di vario tipo, filosofici, provenienti da cultural studies, letteratura, cinema e quant'altro. Quindi effettivamente avete uno spaccato di vari modi di scrivere all'interno del femminismo postcoloniale, da donne anche di età e provenienza diversa. Ora, diciamo, cominciamo dal testo di Boer, Speaking Position in Global Politics. È un testo che parla di corpi e di posizionamenti, e se volessimo riassumere i temi di questo seminario di oggi direi appunto che sono proprio i corpi, i posizionamenti e la felicità, per più in bellezza. È un testo, questo di Boer, che afferma la necessità di articolare delle strategie comuni e collettive tra le donne del nord e del sud del mondo. Teniamo sempre presente che la geografia
è mobile, quindi le donne del sud sono anche nel nord, il nord investe nel sud, quindi diciamo ci muoviamo all'interno di una geografia magmatica e caotica. Quando diciamo nord e sud teniamo sempre presente un nord e un sud politico più che un nord e un sud strettamente geografico fisico, no? E qui c'è un testo che riflette sulla possibilità di costruire delle alleanze globali, però è anche un testo che si apre con un j'accuse feroce, così mi rendo conto a posteriori che tutti questi testi che vi sto presentando sono testi che sono incavolate, che e un po' è così, e quindi poi ci arriveremo anche con questo discorso di Ahmed sull'essere felice o sull'essere invece delle guastapeste. Ecco, abbiamo cominciato una serie di testi scritti forse da delle guastapeste per guastare la festa agli altri. E il testo di Dubois comincia, dicevo, con un j'accuse rivolto al lettore, alla lettrice occidentale, sotto forma di un'interrogazione. Le domande formulate chiaramente sono due. Da un lato, su quali basi si rende disponibile la possibilità di parlare per le femministe nere, le subalterne o le donne del terzo mondo? Quindi, cosa consente la facoltà di parola a questi soggetti? E la seconda domanda è rivolta di nuovo al lettore, alla lettrice occidentale: che cosa nello specifico state cercando nei corpi di queste donne? In altre parole, vi chiedo che cosa state cercando, di cosa andate in cerca. E questa domanda, the what are you looking for, è una domanda che ricorre nel corso del saggio per dire appunto cosa cercate, cosa volete dalla donna subalterna, cosa volete dalla donna del terzo mondo, dalla donna non bianca. E Dubois dice la risposta a questa domanda sta in voi stessi, nel senso che quello che si cerca da questi corpi altri, è semplicemente quello che ci si aspetta di trovare in questi corpi, è quello che viene preventivamente proiettato in questi corpi. Per dire che la specificità dei corpi altri, dei corpi postcoloniali, è quella di essere per un verso estremamente visibili, quindi estremamente medializzati, estremamente tematizzati per esposti, e per un altro invece corpi invisibili, corpi che vengono visti soltanto a una certa angolazione, interpellati soltanto da un certo punto di vista, e di cui invece poi si trascurano aspetti fondamentali. Per dirla in soldoni, se pensiamo anche a tutto l'annoso dibattito diciamo sulle donne musulmane, hijab, niqab e quant'altro, ecco, questi corpi vengono ritratti come dei corpi che si vestono e si svestono, come se non avessero, no, altre attività, cioè non sono corpi di donne che lavorano, che protestano, che votano, che fanno quello che non la fanno, sono corpi che interroghiamo e interpelliamo soltanto relativamente a questa dimensione estremamente parziale, significativa, per carità, che è il vestirsi e come o lo svestirsi. Ora, Poor, oltre ad aver scritto questo testo breve che vi ho consigliato di leggere, ha scritto un bel libro, un libro molto divertente, che si chiama Space Invaders, invasori dello spazio, che tematizza la presenza di corpi nello spazio, in particolare la presenza di corpi strani, corpi anomali, in spazi in cui non dovrebbero transitare, e in questo modo dissotterra, diciamo, dischiude una riflessione sulla normalità dello spazio. Lo spazio è un luogo non neutro, lo spazio è un luogo informato dai rapporti di potere, lo spazio assegnato. Gli spazi sono, diciamo, storicamente e socialmente assegnati, e ci sono poi dei corpi che compaiono in quegli spazi tradizionalmente assegnati a determinati corpi, e questi corpi alieni si fanno notare, emergono, cozzano in qualche modo con quel che ci si aspetta di incontrare in quegli spazi, ed è in questo modo che appunto gli invasori dello spazio diventano degli alieni che però mettono in luce la normatività con cui lo spazio è definito. C'è un aneddoto divertente che Poor cita in questo libro, in Space Invaders, che riguarda Winston Churchill, che confessa di essere rimasto disarmato e anzi di essere sentito in imbarazzo
di fronte all'ingresso della prima donna deputata all'interno della Camera dei Comuni, come se l'avessero sorpreso in bagno senza niente addosso e nulla con cui coprirsi. Quindi per dire che il senso di violazione provato da Churchill nel momento in cui uno spazio politico, la Camera dei Comuni, viene attraversato da una donna, l'ingresso della prima donna deputata, il senso di intimità violata, perché la metafora che conia è quella appunto del bagno, di farsi sorprendere in bagno, il senso di stupore e possiamo così anche paragonarlo ad altre invasioni dello spazio topiche, penso a Rosa Parks nel 55 nell'autobus, anche lì abbiamo un'invasione dello spazio, una donna nera che occupa un posto non assegnato a lei e lo mantiene. Quella è un'invasione dello spazio che svela come quello spazio fosse uno spazio armato. Ora, se pensiamo agli Stati Uniti di quell'epoca, non ci riesce difficile pensare al clima di apartheid. Se pensiamo alla apartheid in Sudafrica, sappiamo che lo spazio era normato. Bisogna pensare gli spazi normali anche da dove non sembrano esserlo. E voglio dire, di nuovo, senza sposare la causa della politica delle quote né rosa né nere, però gli spazi politici, gli spazi dell'accademia, i vertici della cultura sono comunque spazi occupati da determinati corpi. Quando dico corpi determinanti, ovviamente mi riferisco al genere, ovviamente mi riferisco al colore, alla razza, ma gli standard normativi fanno riferimento all'età, fanno riferimento al peso, fanno riferimento all'abilità e alla disabilità, quindi tutti questi elementi sono assolutamente assegnati agli spazi. I corpi che abusano di spazi destinati ad altri sono percepiti come corpi alieni. Fortunatamente questi corpi alieni spesso sono tanti e quindi le invasioni diventano delle occupazioni anche vittoriose, però spesso l'elemento che fa click di nuovo ha una valenza esplosiva. E in qualche modo anche Obama, la prima vittoria di Obama alla Casa Bianca, senza sposare la cosa del Partito Democratico, però per il valore simbolico di un uomo nero in un luogo della Casa Bianca, è stata un'invasione dello spazio, direbbe Buell. Ora, per tornare invece al testo che avete letto di Buell, dicevo, la questione dei corpi e dei posizionamenti. Sulla questione dei corpi, un tema essenziale all'interno del femminismo occidentale, ma anche del femminismo postcoloniale, Buell appunto ci dice che i corpi, come ho già accennato prima, sono estremamente visibili per un verso e resi invisibili per un altro verso, e sottolinea come nell'attenzione rivolta a questi corpi c'è appunto talvolta un misto di sdegno e disprezzo. Pensiamo a come vengono rappresentate di nuovo le donne musulmane molto coperte, cioè sempre questi fagotti orrendi, parlo semplicemente di copertine mainstream di giornali. In Francia, dove vivo, ne ho viste tante. Invece c'è un periodo che appunto erano delle belle copertine, vendevano molto. Mentre invece, da un altro lato, troviamo un atteggiamento di voyeurismo desiderante che tende appunto a proiettare di nuovo su questi corpi delle fantasie esotiche di matrice coloniale. E a questo proposito, Bellux, per esempio, ha scritto un bel saggio, credo il titolo fosse Selling Hot Pussy, o Selling Hot Black Pussy, cioè vendere fica nera bollente, era fica bollente, in cui analizza come la ipererotizzazione dei corpi neri, da Justin Baker fino a Tina Turner, perché non c'era ancora né Ryan né Beyoncé, quindi si ferma più o meno, mi sembra, Tina Turner, analizzando appunto come la moda, la televisione, comunque la cultura di massa ha contribuito a vendere queste icone ipererotizzate della sessualità femminile non bianca, passando appunto per MTV, per esempio, per il cinema, e le figure, diciamo, che sono state canonizzate sono in particolare quelle meno dissonanti, quindi i corpi meno anomali. Bellux parla della figura della mulatta tragica, quindi la donna non bianca ma non troppo scura, per carità, e quindi comunque più integrabile all'interno dei canoni estetici occidentali, che incarano un compromesso con la bianchezza in un certo senso. Quindi dicevo, corpi brutti, goffi, demoniaci, corpi belli, iperdesiderati, iperdesiderabili, e i corpi che incontriamo invece nella trilogia del seno sono
sono dei corpi, donne subalterne, sono tendenzialmente dei corpi mostruosi, sono più che brutti. Il racconto che avete letto, Draupadi, che è il primo di questa trilogia, del seno, forse dico due parole prima sul concetto di questa trilogia e poi entriamo nel merito del racconto, del perché questi corpi sono particolarmente terrificanti, disgustosi. Dicevo, allora, l'autrice di questa trilogia, Masoya Devi, è una di origine bengalese, ma nata in Bangladesh, però poi trasferitasi in West Bengal, quindi in India, che adesso avrà più di 80 anni. E che ha scritto questi racconti negli anni 70, una giornalista, un'attivista, insomma, una scrittrice impegnata che fa della letteratura, che usa la letteratura per documentare la storia. E la trilogia del seno è una raccolta di tre storie di donne, le cui protagoniste, possiamo dire, sono tre donne subalterne, diversamente subalterne. Quello che voi avete letto è Draupadi, gli altri due invece che forse non avete letto, non so se avete letto tutto il libro, e quindi vi dico in breve, allora il secondo racconto, Colei che dal seno, Stana Daini, racconta la vicenda di questa nutrice, di questa donna che continua a far figli per avere latte, per poter allattare i figli di famiglie facoltose, è una donna che poi è destinata a morire di cancro al seno, per cui seno che è il termine della trilogia. E quindi è una donna che appunto che affitta, che vende il proprio corpo, il proprio seno nell'allattamento, una macchina da latte che finisce per morire poi di un cancro che riguarda il suo posto di lavoro, mettiamola così. L'ultimo racconto invece dietro il corsetto è la storia di questa povera lavoratrice nomade cancro, il cui seno, bello, bellissimo, che allatta, viene fotografato da un fotografo indiano che della buona società, quindi esponente diciamo, della classe media indiana, che decide di salvare questo seno bellissimo e pensa di salvarlo riscattandolo da una vita di miseria e facendo di cambio una modella, facendo, vendendo le foto di questo seno delle riviste patinate. Il risvolto poi negativo è che l'impatto di questo tentativo salvifico incarnato dal fotografo che ha a cuore le sorti di questa giovane povera donna è quello di renderla oggetto di un desiderio bramoso e furioso collettivo, per cui Gagno finisce prostituta, arrestata, stuprata in carcere, mi sembra muoia, adesso non sono sicura, comunque sì. Diciamo non c'è un lieto fine. E sono racconti secchi, crudi, insomma io non posso dirvi altro, leggo quanto sono belli in termini di tale, sono così, però è la secchezza, siamo abituati spesso a una letteratura che viene più all'incontro cioè che ci solleva più il palato, invece questi racconti sono particolarmente secchi, oltre a parte sono molto presi dell'altro. E sono racconti in cui il seno, simbolo emblematico della femminilità, simbolo della femminilità, per antonomasia viene messo al centro, non l'ho detto il primo racconto, adesso lo dico come il seno è al centro del primo racconto, per raccontare però appunto delle storie di violenza orrenda, delle storie terrificanti, delle storie in cui tutto sommato non c'è neanche un grammo di riscatto. Le protagoniste sono rigorosamente le donne, gli uomini che compaiono sono soltanto generali, soldati dell'esercito, carcerieri, papponi, gli uomini sono delle figure deteriori o, nella migliore delle ipotesi, come il caso del fotografo dell'ultimo racconto di cui parlavo, è un incapace, è un cretino, insomma, qualcuno che pensa di intervenire in una situazione preesistente per migliorare le cose e invece fa un danno più grave. Quindi gli uomini vengono ridotti a figure estremamente negative o comunque così incapaci, inconsistenti. Le donne invece sono le protagoniste e eroiche, nonostante facciano tutte una brutta fine. Allora, Draupadi, il primo racconto, ha per protagonista Dorothy Draupadi, una guerrigliera marxista. Sapete, nel 1967 c'è stata questa prima rivolta importante e lunga, perché andava avanti fino ai primi anni 70, nell'area del Naxal Bari in West Bengal. E Draupadi è una combattente, una compagna combattente, una guerrigliera che viene catturata dai soldati dell'esercito indiano, viene portata in prigione, viene stuprata in prigione e poi, adesso vi leggo come va a finire perché lei lo racconta meglio di me, quindi vi dico
fare ora. Allora, Draupadi è stata catturata alle 6.53 del pomeriggio. Ci vuole un'altra ora per condurla all'accampamento, un'ora esatta per l'interrogatorio. Nessuno l'ha sfiorata, l'hanno anche fatta sedere su un seggiolino da campo di canapa. Sono le 8.57 e per Saranayak è il generale che, diciamo, comanda questa operazione, è quasi ora di cena. Dice, fatevela, fate tutto quello che è necessario, e sparisce. Passa un miliardo di lune, un miliardo di anni lunari. Aprendo gli occhi dopo un milione di anni di luce, Draupadi è stupita di vedere il cielo e la luna. Sente i chiodi sanguinanti che scivolano via dal suo cervello. Cerca di muoversi e sente che le mani dei piedi sono ancora legate a quattro pali. Qualcosa di appiccicoso sotto il culo e sotto i fianchi. È il suo sangue. Le hanno tolto il bavaglio. Ha una sete orrenda ma conficca i denti nel labbro inferiore. E deve chiedere acqua. La vagina sta sanguinando. La sente. Quanti sono nudi per farsela? Per umiliarla? Una lacrima scende dall'angolo dell'occhio. Abbassa gli occhi privi di luce e alla luce di una luna fangosa vede i suoi seni. Sì, se la sono fatta, altro che se la sono fatta. I suoi seni sono stati morsicati a sangue, i capezzoli staccati. In quanti? 4, 5, 6, 7. Draupadi è svenuta. Gira gli occhi e vede qualcosa di bianco, la sua pezza di stoffa, nient'altro. Disperata, lei sta sperando. Forse l'hanno lasciata là, perché le volpi la divorino, ma poi sente lo strisciare di un passo. Gira la testa e vede la sentinella appoggiata alla baionetta, che la guarda, concupiscente. Draupadi chiude gli occhi, non aspetta molto. Ricomincia la processione di quelli che se la fanno, e va avanti. La luna vomita un po' di luce, e poi va a dormire. Rimane solo il buio, un corpo immobile, aperto a forza, dispiegato come quello di un'aquila. Vigorosi pistoni di carne si alzano e si abbassano, su di lei. Arriva l'alba e quindi il generale Saranayak chiede che venga portata al suo cospetto e i soldati la rivestono, la vogliono rivestire. Ma Draupadi si alza, rovescia l'acqua a terra, strappa a morsi la pezza di stoffa con cui l'avevano ricoperta. Vedendo questo strano comportamento la guardia grida, ma è impazzita e corre a cercare ordini. Potrebbe anche portare la prigioniera fuori, ma non sa cosa fare se la prigioniera si comporta in modo incomprensibile, quindi va a chiedere al superiore. Saranayak esce dalla sua tenda sorpreso e vede Draupadi nuda che cammina verso di lui nell'accecante luce del sole, la testa alta. Dietro di lei arranca nervosa la guardia. Cos'è questa cosa? Sta per urlare, ma si ferma. Cos'è questa cosa? Sta per abbaiare. Draupadi gli viene più vicina, è in piedi con le mani sui fianchi, ride e dice, l'oggetto della tua ricerca. Gli hai detto fatevela, non vuoi vedere che cosa mi hanno fatto? Dove sono i tuoi vestiti? Dice il generale. La guardia risponde, non se li vuole mettere. E alla fine il corpo di Draupadi gli si fa ancora più vicino. Draupadi è scossa da una risata indomabile che Saranayak semplicemente non può capire. Le sue labbra tumefatte sanguinano non appena comincia a ridere. Draupadi si asciuga il sangue col palmo della mano e con una voce che dà così tanto sgomento da poter dividere il cielo. E così tagliente da poter sembrare un mulato e dice, a che servono i vestiti? Tu puoi spogliarmi, ma mai potrai rivestirmi. Vabbè, ho fatto un po' lunga, però è tosta. La vicenda è una vicenda di microstoria locale. Le metafore su cui poi anche Spivak e Andrea Birri nell'introduzione al volume si interrogano, appunto la valenza del rapporto fra questi due personaggi, in particolare quest'ultimo scambio di battute che vi ho letto, Draupadi Saranayak che chiede che cos'è questo, che cos'è questa cosa, e Draupadi che risponde è l'oggetto della tua ricerca. Una rappresentazione, questa qui continua il racconto, tutt'altro che simbolica, anzi estremamente materiale e carnale, della violenza epistemica, di quella che definisce come violenza epistemica, cioè di quella violenza che la colonizzazione esercita sul patrimonio simbolico dei colonizzati, che di solito accompagna una violenza altra, che è la violenza militare, cioè la violenza più cruda della penetrazione militare. E quindi se pensiamo a Saranayak come, diciamo, che però nel racconto è un generale indiano, ma se lo pensiamo come un simbolo metaforico della violenza epistemica del colonizzatore, abbiamo questo confronto paradossale in cui la vittima, il seno sanguinante, la donna che espone le sue ferite, in realtà riesce a spaventare il suo carnefice. E quindi questo seno sanguinante è da un lato una ferita, ma è anche un'arma terrificante, un super oggetto terrificante, che anche Spivak, che viene
violentemente, reattivamente sbattuto in faccia. Vedo che è intristito, sì, forse non ve la dovrei leggere così, però il testo era, di nuovo, per darvi un'idea, tanto per farvi conoscere, ma è un'autrice che non è notissima al grande pubblico, e poi per restituirvi, dice, una di quelle dimensioni della letteratura che è assolutamente centrale all'interno dei psicoscolari, tant'è che moltissime femministe postcoloniali sono poi docenti di comparative literature, quindi lavorano su materiale letterario più di quanto lavorano sulla storia, poi in fondo, insomma, sulla storia vera, e la letteratura diventa luogo privilegiato per rintracciare dei momenti di espressione, trasformazione, di empowerment, oltre che un luogo per riscontrare le tracce della cancellazione, del silenziamento subiti. Allora, passerei in qualche modo a Spivak. Possiamo considerare, dicevo, le protagoniste di tre racconti di Masuda Devi come tre subalterne. Intendendo con il termine subalterno la categoria specifica, specificamente così come Spivak l'ha definita. Forse voi già conoscete Spivak, quindi non so, posso andare su questa parte oppure no? Avete già sentito parlare di Can the Spartan Speak? Avete... No, se no vado avanti, era per non annoiare, cioè era... Vado avanti. Dicevo, cosa fa Spivak il concetto di subalternità? Non se lo inventa lei, ovviamente, è un concetto che arriva da Gramsci al collettivo di Subaltern Studies, questo collettivo che negli anni 80 comincia a portare avanti un progetto molto ambizioso, quello di rintracciare la presenza e l'azione, oltre che la parola, dei subalterni nella storia coloniale, facendo una ricerca di archivio sulle fonti coloniali. È un lavoro assolutamente interessante, una proposta che ha il merito di rovesciare, diciamo così, i rapporti di forza e anche di dire chi scrive la storia. Ma la storia la scrivono i vinti, quindi proviamo a riscrivere una storia dal punto di vista, scusate, la storia sono i vincitori, magari, però proviamo a riscrivere la storia dal punto di vista dei vinti. E Spira che di nuovo entra a gamba tesa all'interno di questo dibattito, pur essendo vicina al collettivo, con questo saggio dell'85 per cui era l'88 che è The Subaltern Speak. La subalterna può parlare, la domanda qui si fa una domanda e si dà una risposta, e la risposta ovviamente è che non c'è nessuno spazio dal quale il soggetto sessuale subalterno possa parlare. Che cosa significa? Intanto prima si intende la categoria di subalternità con una torsione postcoloniale, che è quella che già il collettivo di Subaltern Studies aveva applicato alla categoria Gramsciana, quindi c'è una significazione postcoloniale del termine, ma c'è anche una risignificazione di genere, quindi la subalternità per Spivak è donna, una categoria che viene genderizzata, e come tale la subalterna è doppiamente silenziata, da un lato dalle strutture di dominazione coloniale, quindi oppressa dal colonialismo, dall'altro è silenziata e oppressa dalle strutture del patriarcato locale, quindi si trova al crocevia di una doppia macchina di oppressione, quella coloniale da un lato e quella locale dall'altro. La storia coloniale, quindi obietta spiva al collettivo dei Subaltern Studies, ha cancellato la traccia della differenza sessuale e come dicevo l'ha cancellata doppiamente, quindi rispetto al collettivo dei Subaltern Studies spiva solleva la questione di genere con un argomento che in qualche modo non ammette replica. Come dire, nella storia degli archivi coloniali, che è comunque una storia maschile scritta da uomini, coloni contro uomini, i colonizzati, anche se colonizzati resistenti a volte, colonizzati insolti, però in tutto questo apparato le donne restano fuori dalla storia, quindi non c'è possibilità di recuperare la traccia delle subalterne. In questo saggio Spivak ci presenta un caso, una storia che poi è diventata famosa anche perché l'ha riscritta e raccontata in tanti contesti, che è quella di Bhumaneswari Baduri, una donna che è tra l'altro la sorella di sua nonna materna, quindi la prozia, come si direbbe, morta nel 1926 a 16-17 anni, morta suicida, suicidatasi in concomitanza con l'arrivo delle mestruazioni,
per trasmettere ai posteri il senso di questo suo suicidio come un atto politico e non semplicemente come il desiderio di farla finita di fronte a una gravidanza illecita. Posto che una giovane donna suicida poteva essere confusa semplicemente con una donna in preda alla vergogna di aver commesso un atto impuro, Bopalaswari sceglie di suicidarsi mentre alle mestruazioni, quindi per dimostrare che non era incinta e che quell'atto, il suo suicidio, era un atto politico. Infatti Bopalaswari decide di togliersi la vita perché non era stata in grado di commettere un omicidio politico che le era stato assegnato. Cosa dice Spivak di questa storia? Che questa storia, quindi nonostante la protagonista abbia deciso di scrivere la traccia della propria differenza sessuale sul suo stesso corpo, quindi usare il sangue delle mestruazioni come testimonianza per significare il suo gesto, nonostante questo la storia viene tramandata nel tempo come un'altra storia, come la storia di una giovane donna di una famiglia bene che viene che si suicida perché aveva commesso un atto illecito di cui si vergognava. E si chiama la donna Bopalaswari Baduri. E ora poi Spivak dice anche: ma Bopalaswari non è una vera subalterna perché è proveniente da una famiglia di classi agiate, mentre invece, e adesso ci arriviamo, la definizione più specifica che Spivak dà della subalternità ha una connotazione geografica oltre che sociale. Però a livello simbolico questo episodio è significativo perché appunto dice di come la traccia della subalternità e la parola della subalterna viene sempre comunque rimosso, non perché qualcuno tappa la bocca della subalterna, ma perché il registro del discorso è tale da non consentire l'intelligibilità di quella parola. Quindi tutta la domanda di Spivak, diciamo, sulla possibilità di parola per i subalterni deve essere letta alla luce di questo elemento. Non si tratta di una violenza che soffoca o che toglie la parola alle donne altre, le donne subalterne, le donne del sud del mondo. Si tratta dei meccanismi, quindi un discorso molto strutturale, cioè meccanismi del discorso che non consentano che quella parola articolata possa essere compresa così come è stata pensata, diciamo, nelle intenzioni di chi la formula. Allora, come dicevo prima, questo saggio di Spivak è di nuovo un bel colpo. Posso chiederlo? Sì, quindi è un problema di traduzione. Un problema di traduzione. Però diciamo, non traduzione nel senso di una traduzione tra il linguaggio della subalterna al linguaggio. Sì, certo, però sul fronte della traduzione Spivak direbbe che il fatto che ci sia qualcosa che non passa, come dicevo prima, tra una lingua e l'altra non è un problema, anzi, è una modalità per rispettare la consistenza dell'alterità. Quindi che quando traduciamo dal bengali all'inglese facciamo delle operazioni che non restituiscono in maniera trasparente quello che sta in una lingua in un'altra. Nel caso della subalternità Spivak di nuovo riscontra un elemento di opacità, quindi c'è qualcosa che resta, che non viene reso intelligibile, che non viene capito, però non ne fa un elemento di forza, mentre nella traduzione ritiene che questo lasciare essere l'opacità dell'altro sia in qualche modo un sacrificio etico, quindi un gesto necessario all'incontro. Nel caso della subalternità fa di questa intraducibilità o di questo residuo che non passa un elemento per dire, cioè per segnalare un'impossibilità. E infatti, se volete prendere una discussione, tutto il problema è poi capire anche cosa facciamo di questa categoria di Spivak in termini politici. Che questa categoria è stata lanciata lì nell'arena ormai da quasi 30 anni, ha associato molto clamore, perché poi molti hanno voluto rispondere a questo salto di Spivak o anche contestarla. Il problema è che se pensiamo alla subalternità come un punto di vista di una soggettività impossibile, cioè la subalterna se non può parlare, se non ha questa possibilità di essere resa intelligibile, è il non soggetto per antonomasia, è non dotata di agency, ma è non dotata di agency ed è anche, gli è anche preclusa in qualche modo la possibilità di dotarsene. Allora diventa o una categoria limite che utilizziamo nel dibattito, nel pensiero politico, per pensare quella marginalità estrema che però consente a noi di interrogarci
quindi sui nostri limiti, oppure mi sembra difficile poter dotare positivamente la categoria di subalternità di un contenuto. E spiego che del resto poi lo dice, non possiamo andare lì e dire eccoli, questo è il subalterno, adesso lo organizziamo politicamente, facciamo fare il collettivo. Non funziona così. Cioè la subalternità viene sempre pensata, anzi ve le dico a questo punto le definizioni, visto che stiamo entrando nel merito, diciamo come un limite geografico e sociale. Cioè da un lato la subalternità è, la subalterna è ciò, è colei che è tagliata fuori dalle linee di mobilità sociale. Allora, nelle prime definizioni che scrivava c'è questo elemento di staticità e quasi di, per me, dell'incomprensibile, di totale esternalità, come se fosse fuori dal sistema. Non è esattamente così, però insiste molto sull'essere tagliata fuori dalle mie mobilità sociale e ha sempre detto non confondiamo la subalternità con la marginalità, non confondiamo la subalternità con le esperienze di oppressione, le minoranze etniche, i migranti, le badanti, no. Queste sono delle forme di oppressione, la classe operaia non è subalterna, la subalternità descrive qualcosa di molto specifico, e cioè descrive questo essere cut off, tagliati fuori dalle mie mobilità sociali. Così come la subalternità ha una specificità geografica, lo spazio della subalternità è il sud rurale. Quindi scrive, pensa alle donne del sud del mondo, le donne rurali, pensa anche alle donne indigene del West Bengal, non alfabetizzate, quindi pensa a una condizione molto specifica. A quel punto, dicevo, si tratta di capire che cosa ce ne facciamo di questa categoria, perché poi in quei contesti, cioè pensando alla subalternità in quel modo, allora la subalternità non può essere redenta, non si può insegnare nulla alla subalternità, non si può organizzare la subalternità, cioè, se volete ne discutiamo dopo più approfonditamente, però si aprono tutta una serie di questioni. Negli ultimi 15 anni spiega che ha cercato anche di riformulare questo concetto, era un po', cioè non dico che è tornata indietro, però ha detto ma forse possiamo dire che quella era la vecchia subalternità, e parla del new subaltern e dice che il new subaltern non è più tagliato fuori dalle linee di accesso al centro, laddove per centro si intende appunto il centro del sistema capitalistico, ma è la donna subalterna rurale e indigena che però è incorporata al centro, e in questo senso c'è uno scarto, cioè c'è una dimensione di inclusione all'interno del sistema, e è incorporata al centro del sistema come fonte di proprietà intellettuale, della commercializzazione della proprietà intellettuale. Quindi il discorso qui fa riferimento all'espropriazione e all'appropriazione dei materiali, dei saperi contenuti nella biodiversità, nelle risorse materiali, nei semi, nelle specie vegetali, animali, di cui parla appunto anche Vandana Shiva. Ecco, quindi fa riferimento a questa sorta di specie protetta di umana, diciamo così, messa alle strette ed espropriata fino all'osso dai multinazionali e dai tentacoli del capitalismo globale. Però secondo me è interessante registrare questo elemento, cioè che dal totale essere cut off, tagliata fuori, si diventa inclusi in un sistema di sfruttamento a tutti gli effetti. Simmetrico e speculare rispetto al posizionamento delle donne subalterne è il posizionamento delle salvatrici occidentali, quelle che, dice Spivak, si caricano del fardello di raddrizzare i corpi degli altri. Il punto di vista benevolo di uomini e donne che pensano di poter salvare e rimediare ai mali del mondo. Lungo una continuità storica, nel senso che Spivak che racconta di come la campagna dei britannici per l'abolizione del sati durante l'India, sati dal suicidio durante l'India coloniale, in qualche modo possa essere ricollegata alle esperienze più recenti delle guerre imperialiste condotte, non so, in Afghanistan. E quindi effettivamente lì il fatto di essere passati da un'epoca coloniale, un'epoca postcoloniale, però dice di meccanismi di articolazione simbolico che sono molto simili. Ora, Spivak interpreta le fluttuazioni di quella che definisce come la società civile internazionale, e cioè siamo tutte parte della società civile internazionale, ma i corpi rigidi di questa società civile internazionale sono le OG e le ONG, che hanno costruito un macrocosmo che Spivak ci vuole leggere alla luce della questione del gender, diventata una questione fondamentale nell'economia simbolica dell'imperialismo
contemporaneo. Il gender, dice Spivak, è il soggetto della globalizzazione. E Spivak costruisce questo percorso con grande meticolosità, nel senso che nota come la prima conferenza, credo a Città del Messico nel 75, ma sto cercando una roba da leggervi. Esatto, dice, l'obiettivo dichiarato della conferenza mondiale dell'anno internazionale delle donne che si tenne a Città del Messico nel 75 era di incorporare le donne come parte integrale del progetto di creazione di un nuovo ordine mondiale. E poi la piattaforma d'azione della quarta conferenza mondiale delle donne, quella di Pechino del 1995, afferma la pretesa di guardare il mondo con occhi di donna, tra virgolette, e proclama che i diritti delle donne sono diritti umani. E le parole chiave della conferenza sono appunto questo punto di vista di genere da un lato e l'empowerment, quindi lo sviluppo, dall'altro. Quindi Spivak nota come a livello macroscopico, a livello internazionale, il gender diventa la questione fondamentale, diventa l'arma, l'unità di misura con cui appunto il nord può bacchettare e giudicare del sud o il west, l'ovest nei confronti dell'est, dell'oriente. Parole d'ordine come genere e sviluppo ovviamente non tracciano una demarcazione netta di nuovo fra nord e sud o fra bianco e non bianco. Come dicevo prima, la geografia non è fisica ma è umana e sociale e riguarda quindi una pluralità di fenomeni. Quando parliamo di genere e sviluppo pensiamo al microcredito, pensiamo anche alle battaglie per liberare le donne dal patriarcato e dalla religione, pensiamo allo sfruttamento del lavoro. Questioni che riguardano appunto tutte le donne diversamente. L'imperativo di genere e sviluppo riguarda tutte le donne, ma questo imperativo si articola diversamente in base ai contesti. Cosa voglio dire? Che se prendiamo anche il dibattitissimo affair du voile di oggi, le posizioni non rispecchiano la linea del colore, cioè non abbiamo tutte le donne non bianche che difendono il diritto al niqab in Francia e tutte le donne bianche contro. Ovviamente ci sono moltissime donne non bianche anche di background o cultura arabo-musulmana, come per esempio gli esponenti di questo collettivo di più di Sumis che forse conoscete, e lì appunto è evidente che non c'è linea del colore che tenga, non abbiamo quelle due donne bianche che contestano alle donne musulmane non bianche l'uso del niqab, così come abbiamo donne bianche musulmane, donne bianche musulmane, quindi insomma dobbiamo pensare a questi intrecci.